Disarmati, paesi senza esercito e altre strategie di pace. È il titolo del libro in cui il reporter Riccardo Bottazzo racconta l'incredibile storia dei 21 paesi che hanno rinunciato all'esercito. È possibile per una nazione, per una comunità, vivere senza dotarsi di un esercito, quindi di mezzi di difesa? Ecco, il valore della pace come può essere rafforzato da una scelta di questo tipo? Lo chiediamo direttamente all'autore di questo libro, che tra l'altro ha tante esperienze di cui raccontarci, vissute personalmente in paesi che vivono situazioni delicate, in Sud America soprattutto. Allora il mio buongiorno va subito a Riccardo Bottazzo, benvenuto tra noi. Sì, buongiorno a tutte e tutti, grazie per avermi chiamato. Ecco, il tuo impegno per la pace si è sviluppato attraverso anche questa opera che mette in evidenza questi aspetti così particolari. Come è nata l'idea? Ma l'idea è nata da alcuni miei viaggi, soprattutto nell'Islanda, nel paese del nord, e ancora di più in Centro America, dove sono vissuto per un paio di mesi, ho vissuto proprio in Costa Rica. Costa Rica sappiamo che è un paese che non ha l'esercito, e proprio per questo è il paese più stabile di tutta l'America Latina. È un paese che da 60 anni vive, prospera in pace, è considerato un po' la Svizzera del Centro America, e rispetto a tutti gli altri paesi tipo Nicaragua, Salvador, che hanno avuto guerre, rivoluzioni, ecco, quello è il paese stabile, un paese dove la pace oltretutto è diffusa a livello veramente capillare. Se posso farvi un esempio, appena sceso lì prendo il tassì, parlo con il tassista e subito mi racconta di come lì sono tutti fieri di non avere un esercito, di non avere le forze armate. Il giorno delle forze armate, mentre tutti gli altri paesi del mondo fanno la parata con carri armati, militari che sfilano in parata, il tassista mi chiede: ma non ti sembra una cosa un po' ridicola sfilare così in parata? E voi cosa fate? Da noi sfilano i veri eroi del paese, i bambini, gli infermieri e gli insegnanti di scuola. Il giorno delle forze armate loro festeggiano l'abolizione delle forze armate, 60 anni fa circa, facendo sfilare gli eroi del paese, cioè, queste persone disarmate. E questo è il paese più stabile di tutta Centro America. Quindi questo e altri paesi di cui ho raccontato nel mio libro, che sono circa 25, ecco, dimostrano che vivere in pace, senza armi, senza eserciti, senza caserme, senza carri armati, non solo è un vantaggio per l'economia, perché queste risorse vengono devolute insomma alla sanità, all'istruzione, per esempio, ai trasporti, ecco. Ma è anche un sistema per avere un governo più stabile. Ecco, quindi non solo non influisce sulla stabilità, ma la rende ancora più forte questa scelta. Ecco, assolutamente sì. A volte però la decisione di non dotarsi di un esercito non è frutto della volontà politica di un paese, come nel caso delle isole Marshall, è vero? Certo, certo, perché ci sono, andando a studiare tutti questi paesi che non hanno l'esercito, ho trovato delle storie incredibili. Ci sono paesi che l'esercito non ce l'hanno, non perché hanno fatto una scelta di pace tipo il Costa Rica, ecco, ma semplicemente perché sono stati invasi. Avevano l'esercito prima, tipo Panama. Panama semplicemente non può avere l'esercito perché è stata invasa dagli Stati Uniti, e gli Stati Uniti non vogliono che il canale sia controllato da altre persone, da un'altra nazione. Quindi Panama non può dotarsi di un esercito. Lo stesso Granada è stata invasa dagli americani, cioè gli Stati Uniti sempre, durante l'amministrazione Reagan, ecco, perché Reagan aveva paura che diventasse una seconda Cuba. Ecco, quindi, arrivata lì, hanno smobilitato l'esercito, poi si sono ritirati, però sempre impedendo alla nazione di costruire un esercito. Le isole Marshall che tu citavi, più che apostoli della pace, sono vittime della guerra. Sono paesi dove sono stati prima invasi, occupati dagli inglesi durante la colonizzazione, poi dai giapponesi quando c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, poi hanno subito gli bombardamenti degli americani, e poi sono state usate come un laboratorio per testare le armi nucleari. Ecco, quindi queste persone qui che non avevano esercito prima, quando sono andati via e hanno costruito l'indipendenza, non hanno voluto l'esercito, perché non hanno mai avuto, perché non fa parte della loro cultura. Ecco, però
sono vittime di guerra perché ancora adesso le loro falde a cui fare sono contaminate, di acqua dolce, palo, sono contaminate, ancora si pesca pochissimo perché c'è stato un fallout radioattivo, ecco. E queste qui hanno pagato lo scotto della guerra, quindi figurati che voglia che hanno di pagarsi un esercito, di contribuire anche un esercito. E poi ci sono altre curiosità all'interno del libro, che ricordiamo è edito da Altra Economia. Ecco, una curiosità riguarda una piccolissima isola, che non nascondo la mia ignoranza, finché non ho letto, ecco, di questo tuo lavoro non conoscevo l'esistenza, una piccola isola, l'isola di Nauru. Ecco, anche qui c'è una situazione particolarissima. Sì, Nauru è ancora un'isola stranissima, che questa qua. È un'isola pacifica, non hanno mai avuto un esercito, perché, anche perché non sapevano chi fare guerra, perché tutte le altre isole erano molto lontane, finché hanno scoperto, una nave inglese che passava di là, un deposito di fosfati. Come sappiamo, i fosfati sono molto appetibili dall'agricoltura, e hanno praticamente fatto piazza pulita dell'isola finché c'era il deposito di fosfati da raccogliere. Appena, è successo una ventina di anni fa, appena non hanno più avuto fosfati, ecco, gli hanno concesso l'indipendenza. Loro si sono trovati senza esercito, non ce l'avevano prima, non avevano neanche una polizia e non l'hanno neanche istituita, però semplicemente non sapevano più come fare per vivere, perché dopo averla devastata completamente quest'isola, la gente non cresce neanche più l'agricoltura, hanno completamente fatto fuori tutto il sistema agricolo, non si può più pescare perché il pesce è contaminato, e quindi loro sopravvivono solamente perché dagli aiuti che arrivano dalla Nuova Zelanda e dall'Australia, navi cariche di cibi surgelati o preconfezionati. Difatti c'è un'obesità incredibile su quei posti. E l'incredibile è che questi qui hanno trovato un sistema per sbarcare il lunario, che è ospitando i profughi che arrivano in Australia e che l'Australia respinge, cioè fanno un po' dei nostri CPR, per dire, no? E quindi hanno questi campi di concentramento, è brutto, però ci siamo vicini, capito? Ecco, dove ritengono questi profughi che l'Australia non vuole. Ecco. Anche questa, insomma, non è forse una decisione voluta proprio, cioè sono vittime. Certo, certo, sicuramente. Della guerra più che a posto della pace, ecco. E infatti, Riccardo, ci sono altre realtà, ovviamente non possiamo dilungarci di molto rispetto a quello che certo. Poi è il contenuto di un libro che invito sicuramente poi a leggere, ma ci piace poter dare ancora un'idea, ecco, di quello che è appunto il contributo che hai voluto dare con, ecco, il tuo lavoro in termini di pace, appunto, su altre realtà. Facevamo riferimento al Centro America, al Sud America, ma avevi anche citato l'Islanda. Ecco, anche l'Islanda, quindi torniamo un po' in Europa, anche qui la decisione però, se non sbaglio, è più politica, più consapevole come scelta. La decisione è politica. Sì, l'Islanda ha avuto una storia molto particolare, perché era, durante la Seconda Guerra Mondiale, era una colonia danese. Quando la Danimarca è stata invasa, l'Islanda si è trovata senza testa, senza governo, senza re, senza nessuno che comandasse, e con la paura di essere invasa dai tedeschi. Quindi gli inglesi e gli americani l'hanno invasa prima che arrivassero i tedeschi. È stata un'invasione sui generis, nel senso che gli islandesi erano più contenti di essere invasi dagli americani che dai tedeschi, dai nazisti, insomma, chiaramente. Ecco, quindi il problema è che quando è finita la Seconda Guerra Mondiale, la Danimarca gli ha concesso l'indipendenza, però gli americani non sono andati via subito e hanno mantenuto una serie di basi. Tra l'altro per la guerra, allora c'era il blocco sovietico, allora c'era la guerra fredda, insomma, no? E hanno messo delle basi missilistiche che hanno inquinato moltissimo il territorio. Gli islandesi, che sono un popolo pacifico e anche molto, insomma, tra le persone del mondo dove ho girato, sono quelle con maggior coscienza civile, insomma, dove fanno tutto insieme, dove ha una democrazia, insomma, molto molto diffusa. Queste persone i pacifisti hanno dovuto fare un sacco di battaglie per togliere le basi militari americane, finché ci sono riusciti alla fine, insomma. Quello che è da sottolineare comunque è che l'Islanda adesso non si è mai dotata di un esercito, fa professione di pacifismo, comunque fa sempre parte della NATO, Certo, quindi, ecco, comunque l'ambito è un po', come dire, delicato sotto questo punto di vista. Certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Allora Riccardo, io in conclusione vorrei ricordare alcune delle tue esperienze, perché è giusto che si inquadri, ecco, anche il tuo lavoro nell'ambito più vasto di quella che è la tua importante esperienza, oltre ad essere un amante
dei viaggi e della scrittura, che poi è il tuo lavoro. Hai Certo. lavorato anche in municipi del Chiapas, in Messico, tra il popolo Waurani della foresta amazzonica dell'Ecuador, devastata dai petroleros. Poi ancora in Patagonia hai raccontato la lotta dei Mapuche per la loro terra svenduta ai ricchi latifondisti stranieri. In Niger, ancora in altri paesi della fascia subsahariana, hai seguito le rotte dei migranti verso la Libia e nel 2009 sei stato osservatore dell'ONU alle elezioni politiche del Salvador. Ecco, Salvador. una breve sintesi di un lavoro importantissimo, molto vasto. Quali sono i tuoi prossimi progetti? Se possiamo strappare magari qualche anticipazione. Beh, guarda, io sto per tornare in Messico. Sto per tornare in Messico perché mi hanno chiamato gli Zapatisti, perché dei popoli e il Consiglio Nazionale Indigeno, che sono praticamente un'organizzazione di tutti i popoli indigeni del Messico, che mi hanno, per denunciare dei progetti che stanno facendo per la devastazione ambientale, insomma, sempre per le miniere, sempre per le grandi, sempre per questo capitalismo fossile, come lo chiamiamo ormai, insomma, no? E quindi mi hanno chiesto di accompagnarli per documentare le loro battaglie, le loro lotte. Mi porteranno per una ventina di giorni a fare un giro per lo Yucatan e il Chiapas, naturalmente la parte sud del Messico, e quindi andrò lì a vedere un po' come sanno, anche perché insomma ormai sono 2 o 3 anni che non ci torno. Dopo un po' sento sempre nostalgia dei posti che ho vissuto, Dove dove ci ho vissuto? lasciato sempre un pezzetto di cuore, insomma. Certo, è così. Allora, grazie di cuore, Riccardo, per questa tua testimonianza, per questo tuo lavoro importante che inseriamo nel dibattito sempre attuale relativo appunto alla pace anche nel nostro contesto. Grazie e buon lavoro per il futuro. Grazie a voi, grazie a voi. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto, poi torneremo a parlare di ambiente che abbiamo citato anche in questo collegamento. Lo faremo attraverso un'altra opera, sempre edita da Altra Economia, che questa volta ci fa porre l'attenzione agli aspetti ambientalistici, alla nostra natura, alla bellezza, a tutto ciò che troviamo nei nostri boschi. Tra qualche minuto, breve pausa.